guys, we found a suitcase at the beach. Gabby, go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro. Wait, open it. Me and Lily were like, we're gonna find nothing. Open it. It was sweet. It stinks, y'all. It washed up. It's sweet. Oh! Oh! Okay, so she made. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. What do I. Here's the crime scene. Vorrei iniziare Randonautica. Randonautica è un'app per telefono che ti porta in posti strani. Una persona usando Randonautica ha trovato un morto. Ciao a tutti ragazzi, sono io Tommaso e faccio parte dei migliori dei migliori. Oggi siamo in mezzo campagna come al solito e stiamo per andare a fare una nuova esperienza. Andremo a provare l'app di Randonautica, ovvero in cosa consiste l'app di Randonautica. Consiste nel portarti in punti casuali nelle tue zone. Quindi niente, adesso ci spostiamo nel telefono e andiamo a vedere in che posto ci porta. A tra poco. Allora, generiamo il punto. Intraprendere il tuo viaggio. È una strada. Niente, è una strada. Genera nuove coordinate. Genera. Questo è interessante. Non si può andare nella zona agricola. Ma ci porta. Continua dietro. Per 7 km. Ci porta vicino, ma non preciso lì. Ok, ragazzi, allora iniziamo ad andare. Ci vediamo tra poco. Allora proviamo, ragazzi, un nuovo punto. Perché abbiamo scoperto che quello lì era semplicemente distributore. Ah, qua c'è. Anche questo. Anche questo. Dov'è il punto? Ce l'abbiamo davanti. Tra 150 metri, svolta a sinistra. Forse ci vuole portare in quella casa lì sotto, a fianco. C'è qua. Guarda, mira la strada, questa è proprio la strada che porta alle entrate con carcere di quelle persone. No? Aspetta. Ragazzi, Randonautica ci porta là in fondo. Lì a sinistra c'è una casa abbandonata. A destra c'è la casa abitata e di là c'è quella abbandonata. Il fatto è che non possiamo andare, però qui abbiamo visto che c'è qualcosa di molto interessante. Proviamo. Continua per 6 km. C'è scritto proprietà privata. Ma non c'è nessuno, ma vedi che è tutta immersa dalla vegetazione. Chi vuoi che venga? Ragazzi, qua noi avevamo fatto una live una volta. Se la trovo ve la metto qua o qua, adesso mi ricordo. Il punto è quella casa lì, abbandonata. Raga, allora siamo nella zona di Randonautica. La casa che ci dava da esplorare è quella là in fondo. Qua vicino c'è un'idrovora. E lì c'è una casa abbandonata. Cos'è, una chiesa o no, cos'è? Una scuola? Cos'era quella casa lì? La scuola. Ah, la scuola. Se vuoi che andiamo a vedere questa qua. E come vai? Sì, cadi in acqua lì. Sì. Ci conviene scavalcare il cancello lì più che altro. Se vuoi entrare da lì, io scavalco il cancello piuttosto. Vabbè, io scavalco il cancello da di là. È alto però. No. C'è un sacco di vento, qua non riesco. È impossibile. No. Mi conviene andare da lì.
Aiuto. Ci sono. C'è niente. Che non ci sia niente lì. Qua in quelle parti lì non si aprono. Aspetta. Dici che ci sia l'allarme? Un camino. Un camino con tipo una bombola. Una bombola. Qua invece c'è un bagno proprio. Un bagno. Ah sì. Vabbè che raga, non vedo se arrivano macchine, non vedo niente. Grazie. Non voglio entrare. Mi fa schifo perché qua dentro ci sono tutti i piccioni. Guardate voi cosa c'è, io non guardo. Qui ci sono i piccioni, mi fa anche abbastanza schifo. Ora dobbiamo scappare perché prima che arriva qualcuno. Voglio andare via. Ragazzi, allora stiamo andando a vedere questa scuola. Lì era dove c'era l'idrovora, subito qua c'è la scuola e là in fondo quella casa là è dove ci voleva portare Randonautica. Sì, però cioè Randonautica non è affidabile, quindi ci limitiamo a fare urbex in questa zona dove ci ha portato l'app. È aperto. C'è qualcuno? Barboni. Ma mi conviene? Ma c'è tutta erba. E non l'avevo visto io. No, pensavo fosse tutto così io. Si vede che da qua è. No, ma io pensavo fosse come qua. Andiamo a vedere in quella cosa lì se c'è qualcosa. Roba che si arriva a un contadino. Grazie.
c'è il fosso ma non c'è niente. No, ancora peggio qua. Qua è su tutta vegetazione. No. Ragazzi, adesso proviamo a entrare qua. No, c'è un calabrone attaccato al collo. Lì ci sono anche dei garage lì. Che vento che c'è, altro che spiaggia. Oggi, per chi non lo sapesse, è il 2 di giugno. Vedi com'è il dietro della scuola, non si riesce a entrare. Bisogna venire in inverno quando non c'è la vegetazione. Attraversiamo qua. Ragazzi, allora, là in fondo c'è una casa abbandonata, ma ci siamo appena resi conto che è quella dove abbiamo fatto la live. Vedete, lì c'è la scuola, è inaccessibile. Qua boh, non so cosa sia. Ma c'è tutta vegetazione. Sì. Sì, mi ricordo. Raga, percorriamo il ponte per tornare alla macchina e poi andiamo a casa. Qua tutto così. Ah, qua un albero. Secchissimo qua. Senti che da. Sa da acqua sporca, tipo da mix tra salsedine e non so. Lo so, dice la valle. Raga, qua ci sono dei garage, però adesso sono aperti. Ma no, dai. Tanto sicuramente saranno chiusi. Sicuro come l'oro. Visto che tieni già dentro. Aspetta. Sopra quello lì? No. Sì? Sì, è proprio quella. È quella casa là. Non è quella casa là, c'è qualcosa. Ragazzi, il punto era sempre quella casa là. Niente da fare. L'andonautica qua fallimentare. Perché ti buttano dei posti a cavolo? Ragazzi, alla fine ci siamo ritrovati sta strada qua dove c'è un albero. Guarda, tutti i ponti, è tutta una strada. Ma che ha usato dei trattori? Facciamo una foto qua sotto l'albero. Ragazzi, abbiamo trovato una torretta che adesso forse non si vede, è quella là in fondo, e ci si arriva da questa strada qui. Cos'è, fagiano? È fagiano? Un'anatra. Sì. E ora adesso, ragazzi, facciamo la strada qua per arrivare alla torretta. Ci vediamo direttamente là. Ragazzi, siamo arrivati, allora è tipo un, come si chiama, un agriturismo, tipo una pescicoltura. Senti che puzza. Qua ci sono gli scarichi abusivi qua. A me non mi sa di luogo abitato comunque. Non so te, non mi sa di luogo abitato. Te l'ho detto. Tanto che se ci beccano hanno degli scarichi abusivi, io sono anche con la GoPro. È un camioncino quella? Sì. Andranno anche i soldi.
Ho fatto un giro, gli vai a registrare lì, senti che ti vedere. Come faccio? Ma va, impossibile, mi beccano subito. Vuoi vedere cosa sei qui, quel canale? Madonna, è orribile. Foto. Dai. Via. No, vedi che qua scarichi abusivi è ancora peggio qua. Ma senti che puzza! Devo vedere con la GoPro. Senti che roba! Guarda che roba! Che schifo! Ragazzi, vedete, siamo nelle valli qua. Quindi capite in che situazione ci troviamo. Siamo in una location un po'. Guardate che belli i colori del cielo, in una location un po' così. Potrebbe dare il freddo il 2 di giugno. Va bene ragazzi, allora diciamo l'esperienza con Randonautica / Urbex di oggi finisce qua. C'è un freddo incredibile, mio papà sta morendo di freddo e un po' anch'io. Ciao! Da questo paesaggio si sta tenendo i cuori perché ha freddo. Ciao. Detto questo, ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao!